Ad una prima lettura, il decreto milleproroghe approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dopo una giornata di lavoro si presentava senza sorprese, con l'atteso rinvio agli sfratti abitativi nei grandi comuni per le famiglie col contratto d'affitto scaduto. Ad un esame più attento però si scopre che davvero poche famiglie avranno diritto a questo rinvio fino al 30 giugno dell'anno prossimo. Se contiamo che nel 2012 gli sfratti per finita locazione erano 6.394, la maggior parte degli sfratti è per morosità, ebbene è in questo ipotetico gruppo di persone che bisogna ripescare quelle famiglie senza altra abitazione nella stessa regione che abbiano pagato l'affitto regolarmente, con reddito fino a 21.000 euro lordi e con a carico figli o ultra 65enni o malati terminali o disabili con invalidità almeno al 66%. Difficile, se non impossibile, dare una cifra, ma a detta dei movimenti per la casa che annunciano manifestazioni di piazza il 20 gennaio, la misura non sana la vera piaga sociale, quella cioè degli sfratti per morosità, arrivati al 90% del totale. Slitta a luglio l'entrata in vigore delle misure per far pagare in Italia le tasse sugli introiti da attività commerciali sul web proposta dal PD, ma criticata da Matteo Renzi. Obiettivo? Prendere tempo, mentre l'Unione Europea lavora ad una soluzione comune per i 28 Stati membri. Prorogata la legge che vieta gli incroci di proprietà tra TV e giornali. Estesa fino al 30 giugno la possibilità per le pubbliche amministrazioni di recedere da contratti di locazione considerati troppo onerosi, i cosiddetti affitti d'oro. Vicenda che riguarda in primis Roma, con le costosissime locazioni per gli uffici dei parlamentari nei pressi di Montecitorio. Ogni contratto dovrà essere valutato in termini di costi e benefici, per evitare che il recesso, in grane giudiziarie, pesi più dell'affitto. È proroga anche per le vecchie regole sul bonus per la ristrutturazione delle case, così come gli adempimenti fiscali per gli abitanti delle zone alluvionate in Sardegna. Ingloriosamente cancellato dopo la sfuriata di Giorgio Napolitano, il decreto Salva Roma viene sostituito. Al Campidoglio viene concessa una nuova regolamentazione dei rapporti con il commissario insediato per gestire il debito anteriore al 2008. Il comune disporrà così di oltre 400 milioni, ma non potrà aumentare l'aliquota IRPEF di competenza. A proposito di enti locali, il decreto prevede la riduzione delle sanzioni per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità. Nel purpurrì del milleproroghe rientra la possibilità di aumentare fino allo 0,7% le accise sui tabacchi ed istituire una tassa di sbarco sulle piccole isole di 2,50 euro.